partendo dal vino, partendo dalla storia del vino, si può in qualche modo costruire o ricostruire tutta la storia della modernità, no? Seguendo i percorsi del vino, dal Mediterraneo, anche nel resto del mondo, nell'America, California, Argentina, Sudafrica, Nuova Zelanda e così via. In parole povere si può anche rielaborare la storia del mondo. Il mio paese è al centro della Valle del Paradiso, perché in effetti dal punto di vista climatico noi siamo stati fortunati, perché abbiamo una cinta di montagne attorno che ci difende dal freddo e ci protegge anche dal caldo nel momento, nei periodi estivi. Siamo il paese più visitato d'Italia. Racconterei la storia dei Sanniti, racconterei delle guerre tra Romani e Sanniti, racconterei di Fabio Massimo, racconterei di Annibale che è passato in questa zona, racconterei dei pellegrini che transitavano nella nostra terra lungo la via Francigena e poi racconterei storie dei nostri avi, dei nostri agricoltori. La gente si vuole bene, si conosce. Quindi c'è un rapporto diretto tra persona e persona, quindi i rapporti interpersonali sono molto stretti. Qualsiasi sofferenza, qualsiasi gioia è condivisa in questo paese. Consideriamo che qui ci sono a Castelvenere, ci sono 500 aziende agricole che fanno viticoltura. Tutte le famiglie di Castelvenere, o quasi tutte diciamo, hanno un pezzetto di vigna. Ho 58 anni, faccio l'agricoltore da una vita, quindi da quando sono nato, sempre qui a Castelvenere. Siamo io e mio fratello con i nostri due figli che portiamo avanti questa piccola azienda di 10 ettari circa di vigneti. Forse andiamo un po' contro tendenza del mercato, perché il mercato tira con la falanghina, con l'agliana, queste cose qua, ma io forse è l'unica azienda che produce più Barbera del Sannio, è un vitigno antico dei nostri nonni. Essendo una piccola azienda, una piccola realtà, allora noi cerchiamo modo di fare di un prodotto come si faceva una volta, autentico, puro. Ho incontrato un'imprenditrice stamattina, cioè una donna che con la volontà ce l'ha fatta, Alexia, no? Alexia Bellingeri. E allora accanto a lei e nelle figure di queste imprenditrici nuove che ci sono secondo me e che andrebbero molto sottolineate e valorizzate, non a caso lei vi ha offerto il luogo, che non è cosa da poco, perché vedete un taglio fra il vino e la cultura tra virgolette e l'arte tra virgolette e così via. Sono una viticoltrice in Castelvenere. Come sono arrivata a fare vino è un po' una storia di famiglia, ecco. Come tanti, avevo la mamma che produceva vino, avevo il nonno che faceva il deputato ma aveva lobby del vino e quindi dopo essermi laureata e dopo un'esperienza di qualche anno in altri settori ho deciso di farmi un regalo di compleanno a 30 anni e di licenziarmi e di tornare alle terre materne. La vite più la tratti come, diciamo, come una donna da regina, più è bella, più ti dà quel frutto bello, ti racconta anche delle storie. Ho 26 anni, ho deciso di intraprendere, o meglio, di continuare quella che è una tradizione familiare, perché al mio fianco c'è mio nonno, qui che ha 87 anni. No, 89, io c'ho quasi 90 anni adesso. Ho fatto sempre la campagna. Mio nonno, mio padre, sempre dalla campagna. Veniamo sempre dalla campagna e non abbiamo mai cambiato. Sempre lui, sempre lui. Ho avuto sempre lui che mi ha inculcato questa passione. Ero piccolo e litigavamo che chi doveva guidare il trattore, non mi voleva mai far guidare il trattore. E nel corso degli anni me la sopportata sta cosa.
chi fa il vino oggi qui, in qualche modo si fa vino in un contesto che non è esclusivamente locale, non è esclusivamente per la campagna, non è esclusivamente nazionale, ma in qualche modo è uno spazio transnazionale, planetario, no? Collegato ai concetti, l'idea del mercato, che il mercato è ormai in realtà globale. Però questo non è esclusivamente una questione economica, è anche un modo per far viaggiare anche diciamo sfumature o dimensioni culturali attraverso il vino. Perché poi il lavoro del contadino è un lavoro bellissimo, in quanto sì, dal punto di vista ciclico è una specie di routine, però preso giorno per giorno è un lavoro variabile, un lavoro che non è sempre lo stesso, quindi non è noioso. Se finisce l'agricoltura, finisce tutto, perché con l'agricoltura si va avanti. In effetti è una creazione, perché voi ci avete un frutto così e poi lo trasformate, è bellissimo. E il vino è una cosa meravigliosa. L'avvento della televisione, dove prima in gergo si stava insieme raccontando storielle e quindi vivendo la vita in un modo diverso rispetto ad oggi. Quello che nel mio paese mi lascia un po' perplesso è che dal punto di vista della produzione e della trasformazione dei prodotti non c'è molta collaborazione, ognuno va per conto proprio. E poi c'è stata una certa violenza su questo territorio. Perché le antiche colture, no, sono state soppiantate da altri tipi di colture, per esempio i vitigni di una volta non ci sono più. Ci stava il barbero, ci stava il sciascinoso, ci stava la olivella, però diciamo che questi nostri vitigni sono un po' scomparsi dalla zona, il che secondo me non va bene. La burocrazia ci sta dicendo che dobbiamo mettere agli anni, che dobbiamo mettere altri vitigni, altre varietà che non vanno bene, ci portano problemi. Abbiamo diminuito le quantità, la qualità non ci paga mai e quindi stiamo tornando indietro di oltre 40 anni. Cioè vuoi la qualità da me, se io ti posso fare la qualità, ti posso fare il dilatamento, ti posso fare tutto, però mi abbia dato almeno un euro. E se non mi dai un euro, non faccio niente, perché io non ci sto dentro. Tu puoi mangiare quello che vuoi, però se non c'è anche un sorsetto di vino, non, il pasto non è godibile. E poi anche dal punto di vista della salute il vino fa bene, preso nella giusta misura. E quando lo bevi è la sensazione, diceva mio padre, anche le spine dovrebbero mandare il vino, l'uva. Io bevo e quindi vado scegliendo nei diversi produttori il vino migliore che mi gusta. Un poco, un bicchiere o due alla mezzogiorno, basta. Prima io una bottiglia di vino al giorno la bevevo, ma adesso il dottore mi ha detto un bicchiere deve fare al giorno. E non va bene, che ci fa? E prende tanta medicina perché mangia mandanè. Penso che possiamo riaprire questi percorsi tracciati dal corpo, il movimento, dal vino, coltivazione del vino, per in qualche modo elaborare in modo diverso, in modo più critico noi stessi. Il prodotto quando è globalizzato perde il rapporto con il territorio, quindi secondo me per esempio l'intera cultura della strada dei vini dovrebbe trovare un momento spettacolare. Tale che dia anche la comunicazione di questo dell'humus, è proprio un humus letterale, siamo in un vigneto, eccetera, di queste terre. Ecco, questo fatto che il Sud non sa parlare di sé con forza, non riesce a comunicarsi con forza, è molto importante. L'idea attorno alla quale abbiamo costruito la residenza artistica di Strade dei Vini è che sia possibile, utilizzando i linguaggi, gli strumenti, i dispositivi offerti dall'arte,
aprire uno spazio critico all'interno del quale mettere in questione termini e concetti come identità o comunità, e a partire dal quale riconfigurare l'idea stessa di ruralità, non più vista come una componente residuale nelle dinamiche della modernità, ma come piuttosto un elemento centrale costituente nei processi complessi globali della contemporaneità. Penso che solo l'artista che riesce ad intrecciare le proprie esperienze con le esperienze di una comunità potrà dare un esito positivo. Coinvolgendo la popolazione riesce a fare in modo che poi quest'opera che viene prodotta viene sentita un po' come se gli appartenesse, quindi diventa un'opera collettiva. Artisti come Bianco Valente o Cultivator negli ultimi anni hanno sviluppato una serie di progetti focalizzati sul concetto di comunità, spesso all'interno di contesti rurali. Quindi abbiamo pensato che portare le loro pratiche estetiche all'interno di un'area come quella di Castelvenere e nell'ambito di un discorso come quello di Strade dei Vini potesse conferire un valore aggiunto all'intero progetto. Arrivano delle persone che vivono in altri territori, conoscono altre dinamiche e hanno il vantaggio che almeno all'inizio riescono a vedere Castelvenere da una prospettiva esterna. E quindi l'artista può diventare un tramite attraverso cui la comunità in pratica viene spinta a lavorare in maniera differente, cioè a alterare un po' le dinamiche con cui si vive quotidianamente. E quindi questo può far nascere diciamo un minimo di consapevolezza in alcune persone che poi cominceranno a loro volta a vedere le cose in maniera diversa, diciamo, cioè ad avere un altro tipo di attenzione. Una prima esperienza in questo ambito, perché noi non veniamo da un percorso artistico, quindi ritrovarsi a contatto diretto con gli artisti, vedere come loro realizzano, cioè tutto il processo creativo che c'è alle spalle di un'opera d'arte è stato molto bello, soprattutto poi prendere parte a questo processo è stato esperienza bella, positiva e soprattutto formativa, molto formativa per quanto mi riguarda. E allora invece mi ha colpito, oltre ad essere protagonisti dell'opera appunto di Bianco e Valente con cui abbiamo lavorato per metterla in atto, soprattutto il modo in cui loro si rapportano con la comunità e con le storie della comunità e l'intreccio che riescono a fare tra le storie personali e le storie di un territorio. È stata un'esperienza meravigliosa perché comunque la famiglia svedese è davvero, cioè, ci ha insegnato tante cose non solo per quanto riguarda il campo artistico ma anche cioè in generale, perché comunque con loro abbiamo avuto l'opportunità di parlare inglese, di sperimentare nuove cose. Abbiamo collaborato con loro e è stata anche un'ottima esperienza per quanto riguarda la rivalutazione del territorio. We asked them also what could they, how would they look at their, if they could look at this city in a different way, or just as if they could decide what could happen here or become. We started this Facebook group with the name A Nicer Version of Home, Castelvenere, A Nicer Version of Home. And then we came up these discussions and they talked about, two people suggested, one was talking about the library here and one was talking about the university and or a campus, like the town as a university. There is so much knowledge accumulated here that it is almost like a university, this city. And I can imagine it to be that, you could just in a sort of fantasy, you could enlist to this university and just be here and learn there. But it's, of course, for them, it's in the beginning a tricky question about, because we are very engaged also with this, that the rules should be alive and should stay alive in the future, and
But if you're living somewhere, it's of course very difficult to see the place and the beauty or the disadvantages because you're so close to it. It's the same as an artist needs to take a distance from the painting to judge it. So I think it took us, but we're getting there slowly to help them to take this distance and look at Castelvenere. Of course, a lot of them have the dreams of moving to a bigger city and or to even outside of Italy. But then we try to play with them with the idea that how could you stay or what would that mean for the countryside if everybody goes? And but they have very clever thoughts and ideas. All'atere del progetto di residenza c'è stato poi l'intervento di Raffaele Mariconte, artista sonoro che ha aggiunto alla complessità di livelli dell'intero discorso di storytelling attivato dal progetto Strade di Vini anche il livello sonoro. Le mie registrazioni sono di vario tipo, il mio approccio è diverso. Sono sia registrazioni con classici microfoni che con microfoni che mi permettono di captare le vibrazioni delle strutture, dei vigneti oppure i suoni delle fermentazioni immergendo dei particolari idrofoni nel mosto. L'ho visto anche come un modo per riavvicinarmi alle mie origini, perché vivendo in città molto spesso la natura viene un po' messa da parte e per me questo è un modo anche per ritornare al periodo in cui, vivendo ancora in questa zona, contribuivo sostanzialmente alla produzione vitivinicola aiutando i miei familiari in tutte le fasi della produzione del vino. Anche un modo per rivalutare una modernità che di solito è concepita squisitamente in termini della metropoli. No? La modernità è uguale a metropoli, per cui chi non vive nella metropoli in qualche modo è escluso e non è ancora arrivato a vivere nella modernità. Oggi con questi linguaggi, queste reti planetarie, è impossibile di mantenere questa distinzione. Allora, ci sono diversi angolazioni in cui si può elaborare il senso modernità, anche partendo da qui, che certamente può mettere in questione quella visione egemonica associata con New York, Londra, Francoforte, Parigi, non so. Questo progetto è uno dei tanti che da un po' di anni ci danno la speranza di una rinascita, se volete, non solo culturale, ma anche di consapevolezza culturale che questi luoghi hanno. La possibilità che parlino anche ai livelli, se volete, di grandi movimenti poetici, artistici e di altro tipo, internazionali e non.